Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra quest'oggi, aumenta di decibel sulle tribune. Un caloroso saluto da Piero Gipardo, con me come sempre Daniele Adani. Un saluto a tutti da Piero Gipardo e Lelia Adani per quella che si preannuncia la partita davvero tutta da seguire. Sfida attesa tra AEK e Milan. È sempre un piacere, Piero, essere qui in tua compagnia, dei nostri amici e amiche a casa. È proprio a loro che mi rivolgo. Ragazzi, volete assistere a un bel match? Beh, rimanete sintonizzati qui, perché abbiamo quello che fa per voi. Non è solo. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Bellingham, Hongmin Son, ha molto spazio per andare. Super Courtois qui che salva la porta. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. 1-0 nel primo quarto d'ora. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross. Il portiere non ha davvero fatto nulla su questa tirata di testa. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. C'è spazio per andare. Può segnare da lì. Tortuare, spinge, ma non è finita. Se la cavano. Si ripartirà con un calcio di punizione. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. C'è la prateria per andare. E c'è il gol di Leo Messi. Ha preso palla, ha puntato la porta e ha fatto secco il portiere al termine di una cavalcata inarrestabile. Che gol! Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Kevin De Bruyne. Ottima chiusura del difensore. Bellingham. Il lancio profondo a cercare Messi. Cambia completamente il gioco. Deve sfruttare questa occasione. Pallone in rete, doppietta per lui. Questo replay del gol. Da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Ha spazio per andare. Palla spazzata via. E la mette. È stato freddissimo qui. Ecco il gol che ci viene riproposto da un'altra angolazione. Ha scagliato il pallone in porta con una conclusione di rara potenza e bellezza, Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Spera che finisce in qua tra le braccia del portiere. Ci sarà un minuto di recupero. Non si passa con Van Dijk. Palla giocata da Van Basten. Rijkaard riconquista il possesso. Può bastare, dice l'arbitro, si chiude il primo tempo. Tre sostituzioni, dunque cambio triplice, clamoroso. E il Milan a battere il calcio d'inizio della ripresa. Messi. Rijkaard riconquista il possesso. Cerca la porta. Eccezionale l'intervento di Courtois. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Intervento così, occhio. Riconquista palla con il tackle. De Bruyne a caccia del pallone. Questo è il pallone giusto. Il difensore si oppone, ma non è finita. Kevin De Bruyne. Ronaldinho. C'è spazio, attenzione. Buono l'intervento, ma non è finita.
si preparano al cambio. Si mette bene sulla traiettoria qui Richarlison. Occasione per accorciare le distanze, attenzione, e c'è il gol. Attenzione, perché si sta profilando la rimonta possibile adesso, avrebbe del clamoroso. Possiamo rivedere il gol da un'altra angolazione. Guarda come l'ha colpita bene Pierre. È uscita fuori una conclusione secca, potente, nulla da fare per il portiere. 3-2, partita molto spettacolare. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Recupera palla con un contrasto deciso ma corretto. Minson. È un Minson. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. Super Courtois qui che salva la porta. Possono chiuderla qui, se sfruttano a dovere questo tiro dalla bandierina, salgono anche i difensori. Straordinario stacco di testa. Replay meritato per questa volta, sottolineare l'assist del compagno. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Goal. Risultato adesso sul 4-2. Palla fra i piedi di Gullit. Occasione per Richarlison. Martinez, bravissimo, la toglie dalla porta. Occhio all'occasione per riaprire il match. È finita. Un ottimo risultato per la squadra ospite che torna.